E buongiornissimo a tutti. Oggi proseguiamo con il nostro Let's Play Cyberpunk 2077. Che cazzo ho parlato? Allora, per oggi. Buon uomo. Oh, buona donna, non ne ho idea. Voglio vedere cosa succede. Puoi rubare i veicoli, occupati se possibile. Ma no, ma non vedo perché dovrei ora. Ma non, perché dovrei rubare un veicolo quando ho la macchina per fare qualsiasi cosa? Vabbè, sti cazzi. Qual è il piano per oggi? Il piano per oggi è aspettare le 6 del mattino e intanto fare delle secondarie. Ma prima andare al negozio di armi, quindi. Con la macchina che fa cose, saliamo. Ok. Aspetta. Cosa succede alla musica? No, vai, ho raggiunto Akabuki. No, aspetta, fermi tutti. La musica è altissima, porca troia. Allora, no, il cazzo, fammi fare una missione invece, a quanto pare. Psycho Killer, no, non mi piace. No. No, non li ho. Andiamo qui. Ah, ma posso mandare avanti il tempo? Allora, aspetta, se posso mandare avanti il tempo, perdonami. Inventario, mappa. Ah, voglio attendere. Fai 10 ore. 8:54. Ah, proprio così? Ho atteso così 10 ore. Fighissimo. Allora andiamo direttamente. Va bene. Va benissimo, non avevo idea si potesse fare questa cosa. Ok, le missioni secondarie allora le porterò magari in live. Sì, voglio portare questo gioco in live. Ah, ma tanto giocandolo sul secondo monitor riesco comunque a registrarlo in 1080p e 60 frames, quindi non vedo perché non potrei giocarlo in diretta. Non è che cambi chissà quanto la questione. Cioè, uno stream e una registrazione. Manco un OBS, ormai. Quindi, let's go. Qualcuno ha suonato il clacson. Ma qua fuori, non, a Night City. No, via. Alle 18 e le 6. Perché? Siamo chiusi, mi spiace. A parte che voi non. Ma siete spuntati adesso, ma perdonami, ma che cazzo? Ma. Vabbè, io aspetto. Facciamo 13 ore. No, troppo? Ah, ma quindi potevo andare anche prima. Bel faccino. Ti interessa una BD da sballo? Certo, ok. Aspetta, prima le regole della casa. Qualunque registrazione non autorizzata sarà severamente Un punita. night, immagino. Niente droghe e niente palpatine. Sì. Se qualcuno ti attira, tieni le mani a posto. Lo cerchi nel catalogo, prendi una BD e vai in un cubicolo. Ti sembro così inesperta. Secondo te non lo so? La porta è aperta. Divertiti, bambola. Benvenuta all'Izzy's. Ma che bel faccino che hai! Hello.
Si sentono? Ma c'è uno che sta martellando fuori, ma perdonate, ma che cazzo fai? Ma è domenica sera. Che cazzo di suono è questo? Vabbè. Non mi ha interrotto la gita night. Siediti al bar e chiedi di ordine. Occhio. Davanti a un drink. Ehi, un altro giro. Buon uomo. Prendi qualcosa? Che c'è sul menù? Stavo a... Un attimo, pensavo che fosse lui a vendermi le armi, va bene. Ok, this is bar. Difendo due. Ok. Sto cercando Evelyn Parker. Dai. Chi lo vuole sapere? Mi chiamo V. Ho un appuntamento con lei. Beh, V, piacere. Io sono Matteo. Allora... tipo sti cazzi, va bene. Guardati in giro. Non posso farlo per te. Ma sta piovendo. La stavo aspettando. Ah, eccola. Sta piovendo forse qua, non mi vedo. Mi piace guardarle degli occhi, il personale del più bisogno. Evelyn Parker. Ho capito che eri appena messo piede qui dentro. Perché non ti sei presentata subito? Volevo prima darti una bella occhiata. E? Ti vado a genio? In caso contrario, l'avresti notato. Vieni, so dove possiamo parlare al riparo da orecchie indiscrete. Siamo nella lounge, Matteo. Se qualcuno chiede di noi, non ci siamo. Quindi, cosa può fare una ragazza arrapata come me per un bel fusto? Non c'è niente. Perché non mi dici la verità? Ma andiamo via. Cosa succede? Mi siedo. Poi mi devo togliere la felpa. Non riesco a togliermi la felpa. Vex mi ha parlato molto di te. Ha detto che sei professionale, efficiente e affidabile. Spero che non abbia. Sono a posto. Non so se Dex esagera. Tanto, poco, non lo so. Ho iniziato da poco a lavorare con lui. Dicono che esistano due tipi di fix. Quelli che usano sempre le stesse squadre, con contratti lunghi e guinzaglio corto. Cercano soprattutto lealtà e prevedibilità. E poi c'è l'altro tipo. Quello di Dex. Avanti, di quello che vuoi dire. I cacciatori di teste non si fidano della gente, ma di qualcos'altro, del loro intuito. Scommettono sul potenziale e se sbagliano, diventa l'ultimo errore che fanno. Spero che l'intuito di Dex ci abbia visto giusto in questo caso. Ok, veniamo al punto. Che cosa hai per me? Il tuo obiettivo. Immagino che tu sappia cosa sia. Il relic. Ah, ok, sì. Il programma assicura la tua anima, il componente principale. Abbiamo a che fare con la Rasaka, il che rende il tutto un lavoro fottutamente pericoloso. La Rasaka ha investito milioni nella tecnologia di trasferimento della personalità, ma a me interessano solo i dati.
Il chip è nascosto nel Compeki Plaza, l'hotel. Ci sei mai stata? Sai com'è? Non ho mai avuto l'occasione di farci un salto. Peccato. Servono cibo incredibile. Lo chef deve aver fatto un patto col diavolo. Sì, sicuro. Dove è nascosto esattamente il chip? In una suite all'ultimo piano. La stanza è occupata da Yorinobu Arasaka. Yorinobu Arasaka? È in città. Non leggi i Quotifax? I media non fanno che parlare dell'arrivo di Yori a Night City. La notizia è ovunque. Comunque, è il legittimo erede dell'impero Arasaka, l'unico figlio rimasto di Saburo Arasaka. Aspetta, quindi Arasaka Junior prenderà le redini della corporazione mentre è a Night City? Perspicacio. Pochi a Night City sono a conoscenza dei veri piani degli Arasaka. Tu sei una di loro? Il doppiaggio di sto gioco è spettacolare. Davvero. I pezzi grossi come Yorinobu hanno alle spalle un esercito. L'hotel sarà una cazzo di fortezza. Yorinobu non vuole nessuno intorno a sé. Niente guardie. Se n'è sbarazzato da un bel po' di tempo. E perché? Sai cosa dicono sull'intelligenza della Arasaka, no? Starnutisci a Night City e a Tokyo cade un petalo di ciliegio. Yorinobu era convinto che le sue guardie della Arasaka facessero rapporto a suo padre. Quindi non colpiamo la corporazione, ma Yorinobu Arasaka in persona. Yorinobu è una marionetta. Ha perso ogni privilegio anni fa, quando ha deluso suo padre. Saburo ha tenuto per le palle Yori per anni e finirebbe per strappargliele se scoprisse che suo figlio non riga dritto di nuovo. Senti, se hai altri assi nella manica, questo è il momento di calarli. Ah, questa ti piacerà. Yorinobu ha rubato il chip da un laboratorio dell'Arasaka. Cazzo! Ha fatto un patto con la Netwatch. Vuole venderglielo. L'hai visto l'asso? O devo farti un bel disegnino? Quindi, Yorinobu, cosa ci guadagni? Non è importante. Concentrati sul biochip. Mi concentro. Cosa hanno offrire i guardiani e protettori del cyberspazio? Informazioni sui suoi nemici? Non ha alcuna importanza. Perché tu farai in modo che la transazione non abbia luogo e che il chip arrivi a me. Ma sei anche con più calma. La Netwatch è coinvolta. La Netwatch fornisce sicurezza a tutte le corporazioni e guadagna milioni per farlo. Ma di questi tempi, chiunque ha le mani in pasta. Non esistono santi. Per vincere, bisogna giocarsi tutto. Bene, quindi niente sicurezza della Arasaka sul dispositivo, visto che Yorinobu l'ha rubato in segreto. E dove lo nasconde? Probabilmente in un contenitore speciale, in grado di ricreare un ambiente neurale. Da fuori potrebbe sembrare una normale valigetta. E la valigetta è? La scoprirai presto, se abbiamo finito di spettegolare sugli Arasaka. Un'ultima cosa. I dati sul chip. Questo col cazzo che me lo dia. Irrilevante, del tutto. Parliamo dei dati che Yorinobu ha rubato alla Arasaka. E che, come se non bastasse, vuole piazzare alla Netwatch. A me non sembra così irrilevante. Ascoltavi, il Relic è un problema mio. Tu pensa solo a... Ovviamente, ma anche l'opzione degli Argon non aveva senso. Io ci provo, però non mai avrebbe funzionato. Ora viene la parte migliore. Seguimi. Ho qualcosa che dovrebbe aiutarti a pianificare. Una brain dance girata al Compeki Plaza. Che me ne faccio di una brain dance? Mi servono dettagli, non emozioni. Credi che le BD servano solo a strizzare tette virtuali? A smanettarsi nei cubicoli? Ma certo. No. Possono essere molto utili. Sono ottime per analizzare dettagli che vanno oltre la percezione umana, per quanto potenziata. Proprio quello che ti serve. Cosa c'è nella BD? La suite di Yorinobu. I meravigliosi interni. Il relic dovrai trovarlo tu. Spero avrai abbastanza dettagli da rendere la cosa fattibile. Aspetta, vuoi dire che l'hai registrata tu? Impianto di registrazione BD. È un problema? No, per niente. Vediamo la brain dance. Judy ci aiuterà. È una mox anche lei.
e ci conosciamo. Cosa... faccio fatica a capire. È importante. Judy mi ha sempre parato il culo. C'è sempre stata per me. Mi fido di lei. Ma è una Mox, non un membro della tua squadra. Tienilo in mente. Quindi falla brava. Vacci piano e tieni a bada la lingua. Rilassati. Che tu ci creda o no, so comportarmi. Sul lavoro e non. Hello? Ehi, eccovi qua. Questa è V. È qui per quella BD. V, questa è Judy, il miglior tecnico di brain dance che io conosca. Smettila, altrimenti ti invito. Ciao, Judy. Ho sistemato la BD, Ev. Che ne dici? Funzionerà? È ancora un po' grezza. Ma sì, dovrebbe andare. L'importante è che V possa immergersi in profondità. Certo, calibriamola su di lei. Mi allontano, non mi fido. Che cazzo sta succedendo? Cioè, dovresti vedere porno di Jig Jig Street con cui a volte abbiamo a che fare. Quindi facciamo entrare V? Potrà vedere e frugare in giro, giusto? Che ne dici, V? Una brain dance grezza. Le hai mai provate? Conosco le BD, ma quelle grezze sono territorio inesplorato. Rilassati, ti spiego tutto. È meno complicato di quello che sembra. Siediti, mettiti comoda e ti prepariamo all'immersione. Si è teletrasportata intanto dalla sedia. Prima devo creare il tuo profilo sensoriale. Ok, inizia pure. Ma giurami che non fa male. No. Non questa volta. Come non questa volta? Avvio il software di analisi. Dovresti sentire un leggero formicolio. Ok, ora regoliamo l'ottica e gli altri segnali sensoriali. Guarda fisso quei due schermi. Fa finta di essere dall'oculista. Ancora un attimo, devo attivare gli inibitori di dolore. Ok, ci siamo. Devo testare il tuo profilo. Avvio una BD standard. Puoi usarla per fare pratica con l'editor. Ora vediamo dove potremmo. Non può usare la mia registrazione. Perché perdere tempo? Per non rischiare la pelle. Ci vorrà un attimo. Qui qualcosa. Dovrebbe essere perfetta. Avviala. Tanto getta qualcosa in aria ogni volta. Cazzo succede? Cos'è sta cosa? Anzi, aiuto. Il piano è semplice. Non fare cose strane. Vai dentro, prendi l'incasso e vendiamo la BD a quegli ospitati. Capito. E ricorda, tutto a pieno ritmo. Ci pagano di più per una botta d'adrenalina. Ok, ora vai. A terra! Tutti a terra! Voglio vedervi baciare il pavimento! I soldi! Ora! O giuro su Dio che ti sparo in faccia! Sì, io... Muoviti! O ti faccio saltare la testa! Respiri lenti e profondi. Hai cortisolo e adrenalina alle stelle, ma il software ha attivato gli inibitori ormonali. Non è successo niente, sei viva e vegeta. Quel lampo di shock. Lo sento.
di avvisarmi di quanto farmele morire. Credimi, morire davvero fa molto, ma molto più male. Non ne sarei così sicura. Te la caverai. È tutto pronto. Adesso passiamo alla modalità modifica. Interrompo il collegamento alla matrice sensoriale dell'autore. Così puoi guardarti in giro liberamente. L'intera scena è tua. In modalità analisi hai il pieno controllo della visuale. Puoi spostarti, zoomare, fare tutto quello che vuoi. È come una piccola sandbox. Quindi, modalità analisi, controlli la riproduzione. Puoi anche mettere in pausa se serve. Richiama la console per riprendere. Prova. L'idea è semplice. Non... Ok. Tra l'altro mi segna comunque l'alma, le armi. Vai dentro, prendi l'incasso e vendiamo la BD a quegli psicosvitati dello studio. Capito, capito. Da paura, vero? E non è tutto. Puoi anche accelerare o mandare indietro a tuo piacimento. Prova. Torna indietro, fino all'inizio. Ok, perfetto. Adesso manda avanti veloce. Il piano è semplice. Che figo. Ok, puoi anche resettare la registrazione. Così facendo tornerai all'inizio. Prova. R. Adesso viene il bello. Il vero motivo per cui sei qui. In modalità analisi puoi vedere e scansionare i dettagli dell'ambiente registrati dall'autore della BD. Concentrati sul ferro, la pistola che il coglione riceve dal suo amico all'inizio. Ora scansionala. Il piano è semplice, non fare cose strane. Vai dentro, prendi l'incasso e vendiamo la BD a quegli psicosvitati dello studio. Per scansionare un indizio solo nel momento in cui... Ok. Capito, capito. E ricorda, tutto a pieno ritmo. Ci pagano di più per una botta d'adrenalina. Va bene. Ok, ora vai. Ok, qui. Le sezioni in cassetto della traccia indicano un indizio scansionabile. Se l'editor è impostato sul livello corretto, l'indizio sarà evidenziato per tutta la durata della sequenza. Gli indizi potrebbero sovrapporsi, il punto in cui si sovrappongono sulla traccia di registrazione sarà particolarmente luminoso. Dopo essere stati scansionati con successo, scansionati, gli indizi compaiono sulla traccia. Perfetto. Ok. Sullo sfondo, se l'autore è abbastanza. Ok. Questa tecnologia registra tutto, in un minimo dettaglio, anche le cose di cui l'autore non si è mai reso conto. Come vedere le fonti dei segnali sensoriali registrati. Volevo mettere la felpa. Vai, prova. Come passare? Ok, premi Shift. Ok, ora dovresti vedere i vari segnali sonori nel negozio. Scegliene uno. Cazzo, vai! Pezzi di merda! Tu fai il rifornimento e io prendo la cassa. Perché non vai a prenderla? Allora, che ti pare? Figo! Incredibile. Sul serio, è come se stesse succedendo qui e ora. È così che funzionano gli impianti per registrare le BD. Rilevano tutti gli elementi sullo sfondo. Poi il tecnico li regola, li mette in risalto. Continua a giocare con i suoni, esplora un po'. Quando ti stufi, continuiamo. Passare da un livello a specchio. Tu fai il rifornimento, io prendo la cassa. Che non voglio prenderlo. Ok. Oggi c'è un'offerta su due busti. Curry e a terra! Tutti a terra! Ok. A volte in modalità grezza puoi analizzare il livello extra. Tutto quello che il cyberware dell'autore ha registrato. Tipo? Sua registrazione puoi vedere i segnali termici. Strafico. Adesso aspetta finché il tizio non stende l'idiota al bancone. Voglio vedervi baciare il pavimento! La scansione funziona anche sulle persone. Avvicinati alla tizia ferita. Prova a scansionarla. Lei?
Che devi fare? Ah, spazio. Ok, continuiamo. Vai alla parte in cui il nostro artista si becca un'iniezione di piombo. Ora, o giuro su Dio che ti sparo in faccia. Sì, io... Muoviti, o ti faccio saltare la testa! Visto? Gli sparano e lui non saprà mai chi è stato. Ma tu sì... Adesso arriva, è la mia parte preferita. Vedi la lucina sopra l'ingresso? Telecamera di sorveglianza. Avrai inquadrato chi ha sparato, lo vedrai tra un attimo. È collegata allo schermo dietro al commesso. Torna quando lo schermo è nel campo visivo del ragazzo e scansiona. Ma che cazzo? Un bel gruzzolo sul mercato nero. Gli schizzati pagano fior di quattrini per una flatline in diretta. Comunque, se hai visto abbastanza, puoi uscire. Sì, anche perché dubito ci sia dell'altro, ma... Ma che cazzo di figata! Porca puttana! Maggior parte delle BD che facciamo qui servono solo a farsi le pizze. Ma vuoi mettere? Non so. Facciamo una pausa. Mi sento ancora come il ragazzo quando... Ok, sì, ci sono. Vi, non c'è tempo. Continuiamo, per favore. Ok, ok. Vai, faccio solo collegare T-Bug. Ehi, 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 chi? La netrunner della mia squadra, esperta di sicurezza. Mi dirà cosa cercare mentre analizziamo. Spero non sia un problema. Beh, a dire il vero, lo è. Non erano questi gli accordi, Ed. Rilassati, Jody. Andrà tutto bene. Non so se capisci i rischi che mi assumo facendovi entrare qui e quelli che corro ficcando il naso in questa roba. Siamo tutti sulla stessa barca. È lavoro. O fai collegare T-Bug o me ne vado. Judy, ti prego. Va bene, chiamala e facciamola finita. Ehi, hey, che succede? Bug, ascolta, ho una registrazione utile del Compeki Plaza, una brain dance. Compeki? Ah, non mi sorprende. Sei con qualcuno? Tranquilla, T-Bug. Concentrati. Mi serve il tuo aiuto. Io non ho idea di cosa devo cercare quando sono dentro. Vediamo se posso guidarti io. Mi collego ai tuoi sistemi. Ora devi darmi accesso. Apro la porta 1779. Protocollo sicuro. Ok, sto entrando. Dovresti ricevere la mia richiesta adesso. Eccola. Sei pronta? Un millisecondo. Ok, connessione confermata. Ora un ice rapido e... ci siamo. E adesso parliamo. Pronta, vai, Judy. Ok, Vi, occhi aperti. Scopriamo dove Yurinobu tiene il relic. Di Evelyn. Ho sentito la sua paura. Di certo l'ha tenuta sotto controllo. Che cazzo, aspetta. Tu cosa sei? Aspetta. Ok. Vabbè, non è uno che sta bene. E le altre tracce? No, ok, tutto a posto.
Ma io c'ho ancora la cosa della pistola. No. Vorranno la mia testa per questo. Qui cosa abbiamo? Allora, morirai per una buona causa. Ma io... Mettiti comoda. Un minuto e ho... Ascolta la conversazione, Bill. Potrebbe essere in quel... Sento un ronzio. Aerazione e raffreddamento. Saranno dei server. Tutti quei marchingegni costosi avranno dei controlli. Scansione del telefono di... Ok. Un minuto e ho finito. Il programma è ancora in fase di prova. Non possiamo metterlo in commercio così com'è. Lo scopriremo molto presto. Per favore parli con suo padre. Ha preso molto a cuore il progetto. Può sicuramente spiegarne i rischi connessi. Mio padre è vecchio. Un uomo stanco, privo di grandi visioni. Pensa che nulla cambierà e che vivrà per sempre nella sua bolla senza che cambi mai nulla. Non dovrei nemmeno sentire cose del genere. Tu ora mi ascolti. Saburo è un despota confuso, totalmente isolato dalla realtà. Fossilizzato in una visione del mondo che da tempo non esiste più. Un mondo che forse non è mai esistito. Non siamo mai stati d'accordo negli ultimi 20 anni. Non credo proprio che lo saremo ora. Legga attentamente la documentazione. Il relic deve essere tenuto nel modo corretto. Si assicuri di farlo. Sentito? I documenti del relic dovrebbero essere qui. Cercali. Ascolta, dove? Scusa se ti ho fatto aspettare. Messaggio. Va bene. Qui cosa abbiamo? Merda, telecamere, zeppe di neo tecnologico, sensore di movimento, attivatori termici, IFF. Ovvero? Se la fai a seccare tutto? Altro che, devo soltanto accedere alla loro sottorete. In camera, sul comodino. Ho un'idea. Cosa sta facendo? Molto bene, ma vieni qui. Aspetta. Un attimo. Aspetta. No. Ok, guarda che ci sto mettendo un anno. Mi scopro la prossima parte.